L'intervento di Paolo Ferrero mi ha molto stimolata a proposito di scarsità. Il consuntivo approvato dal Consiglio Comunale uscente ha 56 milioni che non è riuscito a spendere. E di questi 56 milioni, 15 milioni erano, per investimenti. Ora, un consiglio comunale che esce senza riuscire a spendere 15 milioni non si può lamentare del fatto che non ci siano risorse. Penso che questa sia una cosa che grida veramente vendetta. È una cosa che davvero indigna e fa rabbia. Di questi milioni ce n'erano 1 milione destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche che noi avevamo voluto fortemente fin dall'anno scorso, facendo approvare nel documento unico di programma un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Bene, abbiamo 1 milione che il Consiglio Comunale non ha speso, abbiamo ancora barriere architettoniche in tutta la città e 1 milione che è lì e che lasceremo a chi verrà la prossima volta. Non abbiamo un piano energetico, noi abbiamo degli stabili comunali che avrebbero bisogno di una manutenzione, non abbiamo un piano energetico in una città che è una delle più inquinate, direi d'Italia, perché è una delle più inquinate della Lombardia e siccome la Lombardia è la regione più inquinata d'Italia, direi senza tema di essere smentita che il comune di Como non ha investito in un piano energetico comunale, che sarebbe anche un obbligo di legge, e continua ad avere degli stabili che consumano energia, continua ad avere stabili non adeguati alle esigenze contemporanee, perché come giustamente diceva Paolo Ferrero, la cosa che ci deve riguardare di più è il fatto che davvero è la terra che è a rischio, il clima che non è a rischio, ma è già al di là del consentito. E quindi questo ci fa dire che il problema non è di scarsità, il problema è davvero di scelte prioritarie. In compenso abbiamo speso, a proposito di ponti sullo stretto di Messina, noi lo stretto di Messina non ce l'abbiamo, abbiamo una strada che si percorreva tranquillamente senza ponte, abbiamo speso 1.015.000 euro per un ponte di attraversamento su Via Badone che è stato costruito sostanzialmente per portare le persone davanti all'Esse Lunga. E questo ponte che è stato costruito spendendo 1.015.000 euro non può essere percorso dalle persone con disabilità. Quindi, come vedete, il problema non è di non avere le risorse, di non saperle spendere, di fare delle scelte sbagliate. E il problema della politica è proprio questo. Bisogna che in questa situazione, prima si diceva di quanto è cambiata la città di Como, abbiamo citato il 25% della popolazione anziana, dovremmo citare anche il 14% di popolazione residente di origine straniera. Per questa popolazione di origine straniera, residenti a Como, cittadini e cittadine come noi, non si fa nessuna politica di interazione. È questo che crea poi questa particolare razzismo e questa diffidenza, perché se queste persone non iniziano ad avere i nostri stessi diritti e a frequentare i nostri stessi luoghi, a incontrarsi con noi, continueremo a considerarle in termini di noi e loro, continueranno loro a vivere ai margini di questa società, mentre la città è già loro. E poi abbiamo anche un altro grosso problema a Como. Abbiamo il fatto che abbiamo tantissimi giovani. Non solo quelli che abitano in questa città, ma abbiamo tantissimi giovani che vengono a Como per frequentare le scuole superiori, perché Como è comunque un capoluogo di provincia, abbiamo tantissimi giovani che vengono qui per fare l'università. È come se la città non si accorgesse che esistono. È come se li considerasse sempre soltanto in transito verso il futuro, non come se fossero cittadini del presente con tutti i diritti di tutti quanti i cittadini e le cittadine. Quindi si tratta non solo di ridistribuire ricchezze, come dicevamo prima, ma si tratta anche di ridistribuire opportunità, di ridistribuire diritti, di trasformare questa società. La società di Como è già una società multietnica, dobbiamo fare in modo che diventi rapidamente multiculturale.
globale. In questi 5 anni ci saranno ancora più arrivi di cittadini e cittadini da altri luoghi del mondo e ci saranno ancora più anziani e ci saranno per fortuna tanti nuovi giovani, perché a parte le normative assurde nazionali alle quali non siamo ancora riusciti a porre rimedio, ci sono tanti bambini e tante bambine che nascono in Italia, che nascono a Como e che non sono ancora cittadini di questa città. È questo che noi dobbiamo fare, trasformare questa società, renderla più coesa, renderla più equa da tutti i punti di vista.